Allora, abbiamo ancora pochi minuti. C'è una diagnostica interessante, vero che avete adottato di recente, dottoressa? Assolutamente sì, di recente abbiamo introdotto nelle nostre cliniche l'utilizzo di un macchinario che permette di vedere la qualità dell'osso, quindi si chiama appunto una densitometria ossea che viene effettuata a livello del calcagno, che è l'osso del piede. Questa è una densitometria ossea che si effettua ad ultrasuoni, quindi è un po' come un'ecografia, tra virgolette, che ci permette di vedere se la densità dell'osso è nella norma in osteopenia, che è una fase intermedia, oppure osteoporosi addirittura. Quindi questo è importante perché magari possiamo prevenire fasi più avanzati di osteoporosi e quindi incominciare a vedere già stadi di osteopenia, ad esempio, anche in soggetti giovani dai 20 ai 30 anni. Addirittura, quindi. Sì, purtroppo anche alcuni di circa 25 anni hanno problemi di osteopenia e quindi da lì incominciare da subito magari l'integrazione di alcune vitamine che loro mancano, quindi richiediamo poi degli esami più specifici del sangue che ci permettono di vedere la situazione in totum e quindi di andare poi ad intervenire selettivamente e di integrare laddove mancano questi micronutrienti. Quindi uno non pensa a dimostrare il piede, perché viene fatta sul calcagno, no? Diceva, Esatto, dimostrare il piede dal dentista. sì, a volte ci viene chiesto, però diciamo che il calcagno è l'osso del nostro corpo che ci permette di mostrare la qualità dell'osso che di tutto il corpo, quindi così come la qualità dell'osso di osteopenia è a livello del calcagno, così può essere un'altra parte del nostro corpo, quindi è quella più facile, il sito più facile dove poter Che non vedere era se il qualcosa non va. polso, cioè che c'è il polso che era. C'è anche quella, sì, però Quindi poi. Perfetto, noi utilizziamo quella del calcagno. quindi questo. Dottore, chiedo a lei un po' di discorso relativamente all'alimentazione, perché è una cosa che interessa molte persone. Non a caso prima le ho fatto la battuta, no? La classica tazza di latte, però adesso appunto che è variata l'alimentazione, che abbiamo tanti prodotti che vabbè, sono manipolati sostanzialmente. È più difficile nella quotidianità adottare una dieta equilibrata, quindi avere quell'assunzione corretta di tutti questi elementi insieme alla vitamina D, il calcio, la vitamina K2 e quant'altro che possono essere, consentire una corretta assimilazione anche delle sostanze. Assolutamente sì, infatti proprio parlando della vitamina K2, ci tengo a precisare che la carenza di questa vitamina è proprio dovuta al cambiamento del modo in cui noi ci alimentiamo, perché nell'ultimo secolo ovviamente l'industrializzazione ha colpito anche la nostra alimentazione, l'industria alimentare, quindi tutto ciò che veniva consumato prima dai prodotti animali come la carne o il latte venivano appunto da animali alimentati ad erba, quindi grass feed. Quello che succede oggi è che per diciamo, risparmiare anche l'industria alimentare alimenta i propri animali con cereali. Che non contengono e non permettono agli animali di sintetizzare quei composti chimici che poi noi andiamo a ritrovare nella loro carne, nelle uova, nei formaggi derivati dal loro latte, come appunto la vitamina K2. E quindi in questo momento storico siamo quasi costretti ad integrarla in altra maniera, oppure dobbiamo stare molto attenti ad andare a selezionare quei prodotti alimentari che sappiamo derivano da una determinata produzione. Dove possiamo trovare la K2? C'è qualcosa così che La lo viene. K2 è molto ricca nel grasso della carne di animali alimentati ad erba, nel tuorlo delle uova di galline alimentate appunto non con cereali. E in alcuni fagioli di soia fermentati. Ecco, quindi ci deve essere un processo comunque, non è così, non è Sì. presente No. naturalmente, c'è un processo che poi la fa emergere, quindi questo è molto importante. La carenza di questa vitamina appunto è
silente come la patologia che provoca l'osteoporosi, perché fino a quando poi non avviene appunto l'episodio eclatante non si sa appunto di esserne carenti. Benissimo, noi siamo arrivati al termine, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio le cliniche EDMN della loro collaborazione, avete visto c'è il numero in sovrimpressione 049 875 5257, Padova, comunque sono presenti ovunque, abbiamo visto, e danno un'assistenza completa, quindi non solo nei casi che abbiamo adesso approfondito di parodontite, molto importante da stare attenti, ma in tutte le altre problematiche che possono insorgere che riguardano il mondo dei nostri denti, che devono essere sani per star bene. Grazie e buon proseguimento.